Presidente Perifano, la Regione ha incontrato Confindustria e ASI per illustrare le misure per le imprese alluvionate. Che quadro si può tracciare da questo incontro? Guardi, sicuramente si fa un passo avanti perché la Regione ha deciso di stanziare 20 milioni di risorse proprie per venire incontro alle esigenze delle aziende. Si avvia a parziale soluzione il problema dei risarcimenti per le aziende medio-grandi perché è possibile accedere a risarcimenti fino a 3 milioni e mezzo di euro, che è naturalmente una misura diversa da quella inizialmente prevista dalla Protezione Civile, che fissava il tetto a soli 450 mila euro. Quindi si fa un passo avanti. Rimane ancora qualche problema sul tappeto, ma in attesa di una soluzione definitiva direi che sono misure interessanti. Riguardo a quelle che sono le zone economiche speciali da far partire ovviamente in via sperimentale, la Regione sembra aver escluso Benevento. Qual è il suo parere al riguardo? Guardi, ne abbiamo parlato ieri con l'assessore Lepore e ovviamente noi siamo fortemente insoddisfatti per la soluzione che è stata licenziata. La proposta che arriverà a Bruxelles prevede la istituzione di zone economiche speciali in tutte le province della Campania tranne Benevento. Personalmente credo che forse ci sia stata anche una sottovalutazione nella formulazione della proposta per quel che riguarda la città di Benevento. È stata avanzata la candidatura dell'area di Contrada Olivola in funzione di una piattaforma logistica che è ancora molto lontana nel tempo. Forse se si fosse puntato su Ponte Valentino, se si fosse deciso di concentrare gli sforzi per il rilancio dell'area industriale danneggiata dall'alluvione, il percorso sarebbe stato più facile perché c'erano tutti i requisiti per l'inclusione dell'area di Ponte Valentino tra le zone economiche speciali. Paghiamo purtroppo una mancanza di coordinamento del sistema territoriale, si dialoga poco fra istituzioni, forze sociali, rappresentanze politiche e quindi alle volte le soluzioni poi tradiscono le aspettative.